Aurora, sei di Gorizia? Io di Gorizia. Ma ti pare? Io vengo da una terra adesso. Una terra calda e luminosa. La gente lì è molto accogliente e sorridente. E c'è un mare meraviglioso. Sicilia? No. Sardegna? No. E allora cosa? Dal Salento. Che bello il Salento, ma anche Gorizia è molto bella. Sì, rispetto al Salento, Gorizia è una città molto più tranquilla e silenziosa. Una città che ti emana pace e tranquillità. Il mio posto preferito è probabilmente la Piazza Vittoria, la piazza più antica di Gorizia. Elena, tu sei nata qui a Gorizia? Ebbene no, sono nata in un grazioso paesino della Sicilia. Ah, wow, la Sicilia! È un'isola stupenda, la magna Grecia, il cibo prelibato e... Calma, calma, sì, la Sicilia è bellissima e anch'io vado molto volentieri. Ma anche Gorizia ha un cibo buono e si vive bene. Ah, allora dimmi quali prelibatezze hai scoperto? Ho trovato la pinza goriziana, un mix di semplicità e dolcezza. Ah, hai mai sentito parlare della rosa di Gorizia? Sì, so che non è un fiore, ma è un radicchio molto prezioso che non si trova da nessuna parte e si coltiva a Gorizia. Ciao, mi chiamo Matteo. Tu che sei goriziano, procureresti la visita della città di Gorizia? Sì, certo. È una città molto bella. È anche una città di incontri. Quali sono i punti di incontro? Questa piazza, la piazza Trasalpina, o anche chiamata la piazza europea, nella quale abbiamo incontrato i nostri coetanei sloveni. Insieme abbiamo fatto dei giochi per conoscerci meglio. Come hai vissuto l'esperienza? L'esperienza